Nel corso di una conferenza stampa questa mattina a Pescara, i consiglieri della Lega, Vincenzo D'Incecco e Pietro Quaresimale, capogruppo in consiglio regionale, hanno presentato il progetto di legge che intende introdurre una serie di iniziative per sostenere l'economia dei comuni rientranti nella zona rossa istituita in Abruzzo. Queste le dichiarazioni dei due rappresentanti della Lega. Abbiamo presentato un progetto di legge la scorsa settimana in cui individuiamo delle categorie e le caratteristiche che devono avere le imprese, le microimprese, che devono essere state appunto oggetto di ulteriori restrizioni. Quindi faccio un esempio, penso ai titolari di generi alimentari che avevano la propria azienda al di fuori dei comuni della zona rossa e che non sono potuti andare ad aprire la propria attività nonostante i DPCM del governo prevedessero la possibilità di aprire, e quindi abbiamo immaginato di incardinare questo percorso per distribuire ai comuni delle risorse per poter poi dare attraverso dei bandi pubblici a queste aziende. Chiaramente la legge è fatta di un contributo che viene determinato da un passaggio che passa dall'80% al 20% in riferimento a quelle che sono le ampiezze dei comuni e anche i giorni della durata dell'ordinanza, per cui c'è un mix di determinazione della cifra che poi gli uffici dovranno quantificare appunto attraverso questa procedura, questa proporzione. Presentazione di un progetto di legge che riguarda i comuni della zona rossa, in particolare quelli della Valfina e del Teramano. Sì, io ho portato all'esigenza della regione questa parte del Teramano che ha avuto un forte pregiudizio da questo virus, perché è stata considerata una zona rossa, e quindi sin dall'inizio mi sono interessato a questa zona e adesso ho avuto sollecitazione affinché ci fossero delle misure economiche a favore di quelle attività che non hanno potuto esercitare e operare in questo periodo di pandemia. Quindi ho subito considerato pregevole l'iniziativa del collega D'Incecco e quindi ho subito controfirmato la proposta, e ritengo che sia una misura importante all'inizio, perché anche qui prevediamo, come in altri progetti di legge, dei finanziamenti a fondo perduto che sicuramente rappresenterà una boccata d'ossigeno a quelle attività, come dicevo, che sono state chiuse. Quindi sono contento, adesso logicamente ci sarà tutta la procedura da portare avanti, quindi sicuramente ci saranno delle modifiche, degli emendamenti, però siamo contenti di questo intervento a favore di queste zone.